Ciao a tutti, questo sarà un brevissimo video aggiornamento, barra che cosa ho intenzione di fare col canale, che cosa cambierò, quali progetti voglio attuare, insomma, voglio comunicarvi un pochettino, un po' di cose, insomma. Il primo cambiamento che forse avete già notato è che ho rimosso la sigla, non ho intenzione di utilizzare più quella sigla e non penso che ne farò un'altra, semplicemente perché non mi piace più come mi piaceva al tempo in cui l'ho creata, non penso che mi rispecchi appieno. Sì, sono carina, coccolosa, mi piacciono i gatti, mi piace il genere chibi, mi piace molto il font della scritta, mi piacciono molto i colori utilizzati nello sfondo, però non la sento più mia, non mi piace più, non so come altro dirlo. E inoltre, quando ho creato quella sigla, la vedevo come una cosa particolare, diversa, mentre ora tantissime altre persone hanno creato la loro sigla personalizzata, quindi non mi sento più tanto particolare, diversa da altri. Con questo non intendo dire che io ho creato la sigla, inizio video, ci sono tantissime persone che già da anni fanno una piccola sigla prima dei loro video. Però ecco, è una cosa che non mi sta più piacendo, quindi la rimuoverò. Un'altra cosa che ho intenzione di rimuovere è la musica nei video, che è una cosa che un po' mi dispiace perché a me piace la musica nei video, però non mi piace utilizzare musiche diverse a seconda dei video e non penso che la musica che sto utilizzando in questo momento si adatti a tutti i tipi di video. La musica che utilizzavo prima era molto tranquilla, dolce, calmante, ma allo stesso tempo anche molto allegra e non mi sento di utilizzare sempre quel tipo di musica perché non penso si adatti a tutti i tipi di video che faccio qua sul canale e penso che la terrò soltanto nei video tipo tutorial. Un attimo arriverò anche alla questione tutorial e nei video outfit se ne farò altri, perché a tal proposito ho visto che vi piacciono, nel senso che commentate in tanti dicendo che magari vi sono piaciuti, vi hanno ispirato, vi ho dato qualche consiglio, però allo stesso tempo sono i video che ricevono più pollici in giù, quindi non capisco il motivo per cui non piacciono, perché le persone che mettono non mi piace non commentano dicendo che cosa non gli è piaciuto, perché ci sta benissimo che magari non è il loro stile, magari non gli piace il mio gusto nel vestire, è normalissimo. Cioè, non si può piacere a tutti, però appunto mi piacerebbe sapere che cosa non va per migliorare e fare sempre meglio, insomma. Sono un po' permalosa io, questo è vero, però accetto sempre i consigli per migliorare il canale, insomma, quindi le critiche, se fatte bene per migliorarsi, sono sempre ben accette sotto qualsiasi tipo di video. Per quanto riguarda i tutorial, io mi ero prefissata quest'anno di fare più video tutorial. Il problema è che mi manca un po' l'ispirazione e i progetti che faccio spesso mi richiedono tanto tempo, quindi non ho voglia di filmare magari un giorno quando faccio una piccola cosa e poi magari dopo una settimana riprendo lo stesso progetto e quindi magari la luce è cambiata, la postazione, insomma. Per questo motivo ultimamente non sto facendo video tutorial, un po' perché mi manca appunto l'ispirazione e un po' perché non ho tempo per filmare tutto in un giorno o in 2 giorni, quindi ci sono tante cose che cambiano e poi a me non piace come risultato finale un video fatto un po' così. Quindi se avete delle richieste, vorreste vedere magari qualcosa in particolare realizzato, che sia cucito, all'uncinetto mi piacerebbe sì, però io non sono così tanto brava a lavorare all'uncinetto e dal video penso che non si capisca poi neanche tanto, quindi se è sul cucito o un semplice tutorial tipo utilizzando forbici, carta, colla, insomma, cose semplici così, magari fatemi sapere se avete delle richieste, sia su un oggetto specifico o su un tema in particolare. Per Natale penso che lavorerò a tante cose diverse, come è già capitato negli anni passati.
Mi piacerebbe inoltre alternare video relativi ai libri e ai fumetti a video che riguardano invece tutt'altro, quindi magari vestiti, non necessariamente outfit, magari semplicemente degli haul, oppure che cosa mi sta piacendo in questo periodo, e eliminare i preferiti del mese, perché non tutti i mesi ho veramente qualcosa di cui parlarvi, quindi magari, che ne so, un mese sì, un mese no, una volta ogni 2 mesi farò un video, preferiti del momento in cui racchiudere delle cose che veramente mi piacciono e non quelle che sono state il top nel mese, ma magari in generale non mi sono piaciute più di tanto. Un po' come sta capitando con le ultime letture invece che letture del mese, come mette tanta pressione, ansia e non piacciono particolarmente letture del mese. Mio gusto personale, non mi piacevano i miei video letture del mese, quindi ho deciso di cambiarli. Ho visto che, anche se sono meno visti, vi stanno piacendo di più, nel senso che interagite molto di più, anche voi notate che sono fatti meglio, insomma, che mi sto impegnando di più, perché parlando magari di 4 libri o fumetti, ho più tempo per parlarne meglio e anche più tempo per concentrarmi meglio sulle tematiche, sulle cose che mi sono piaciute, non mi sono piaciute, se consigliarvelo o meno. E in tal proposito, presto farò anche dei video, magari libri consigliati di un autore in particolare, che sia, che ne so, Banana Yoshimoto o Agatha Christie, visto che me lo chiedete spesso, oppure i miei libri fantasy preferiti. Quindi ci saranno anche le mie graphic novel preferite, da che cosa iniziare, manga consigliati, perché in tanti me lo state chiedendo, quindi pian piano arriverà tutto. Se avete delle richieste in particolare per video che non riguardano libri e fumetti, mi raccomando, fatemi sapere qua sotto, perché io ho tante idee, però ho sempre paura poi di sforare, di andare fuori, tra virgolette, tema, anche se questo canale non ha un vero e proprio tema, se non io, Donatella, però penso che ci siano delle cose che magari vi incuriosiscono, vi piacciono di più rispetto ad altre, quindi magari fatemelo sapere, così cercherò di concentrarmi di più su quelle e fare in modo che i video, oltre a piacere a me, piacciano anche a voi, perché non me la sento di fare video magari in cui non credo, che non mi piacciono particolarmente, solo per ottenere visualizzazioni o solo perché vi piacciono, insomma, cerchiamo di venirci incontro in questo senso. Quindi se c'è qualcosa in particolare che volete vedere prossimamente, anche una nuova tipologia di video, perché no, fatemelo sapere. Ho visto che il video sugli anime vi è piaciuto tanto, quindi continuerò a farlo. Mi sto già segnando i titoli per il prossimo video, man mano che ne scopro alcuni. Fatemi anche sapere se vi sta piacendo l'idea della recensione scelta da voi. All'inizio si parlava anche quasi di creare una sorta di gruppo di lettura, di leggere magari per lo stesso mese lo stesso fumetto, lo stesso libro che poi andrò a recensire. Però ecco, sono sempre cose che mi vengono in mente ma non le sviluppo mai, e perché ho sempre paura che non possano piacere, che vi diano fastidio, che non abbiano successo, e quindi per evitare di rimanerci male, delusa, le lascio un po' lì a decantare. Quindi magari fatemi sapere anche in questo senso che cosa vi piacerebbe, se lasciamo semplicemente Donatella leggere, recensire, o se vi piacerebbe partecipare attivamente a questo progetto. Anche al di là del gruppo, magari dei CB's The Wayne, insomma, sono molto curiosa. È diventato buio tutto d'un tratto, quindi perdonate questa pessima luce, anche se è un po' più magica e fatata con le lucine dietro. Un'altra cosa che ci tenevo a dirvi è che sto continuando ad essere costante e molto attiva anche sul blog, quindi se siete curiosi di leggere recensioni magari di libri di cui non parlo qua sul canale, oppure di scoprire delle novità in libreria, quando ci sono dei libri che mi piacciono scontati, o se ci sono degli eventi in particolare, parlo spesso anche di Lush, dei miei prodotti preferiti, che siano bombe o prodotti skincare in generale, insomma, cerco di parlare di cose che non tratto qua sul canale, a parte le recensioni, che per ovvi motivi non posso fare tutte le settimane una recensione qua sul canale, un po' perché faccio fatica io a gestirmi il tempo, un po' perché capisco che a lungo andare diventi un po' pesante, noioso magari anche per voi. Quindi cerco di fare alcune recensioni anche su blog e di trattare altri temi.
temi, e se siete curiosi, insomma, trovate il link in descrizione, comunque lo trovate come cbistheway.blogspot.it. È abbastanza facile trovarmi sui social, perché su qualsiasi cosa sono sempre cbistheway. E a tal proposito, ultimamente mi è venuto un po' il pallino di aprire un nuovo profilo Instagram dedicato completamente al canale. Questo perché il mio profilo Instagram era mio, io ero cbistheway anni prima di aprire un canale YouTube, e quindi ci sono tante foto magari mie semplicemente in giro, foto che non sono particolarmente belle esteticamente, ma che per me hanno un certo significato. Vedi le mie foto coi gatti, cioè spesso sono tutte pixelate perché sono fatte col cellulare di notte, quindi la qualità è pessima, però sono belle speciali per me, quindi ci tengo a condividerle per quello. Oppure ultimamente ho ripreso a fare le vasche in bagno, perché con il freddo ho bisogno di acqua calda, e quindi faccio le foto alle mie vasche perché utilizzo i prodotti Lush e sono abbastanza spettacolari, quindi vengono delle foto belle, e magari posso capire che non interessi a tutti quanti, quindi mi era venuto un po' il tarlo di fare un nuovo profilo Instagram dedicato esclusivamente al canale, in cui postare magari cose inerenti a quello che parlo e tratto qui sul canale, fare magari più foto dei libri, o magari non lo so, fare anche delle foto, delle frasi motivazionali che potrei scrivere io, o semplicemente delle citazioni dei libri che mi piacciono, dei fumetti che mi piacciono, far vedere delle tavole, o non lo so, avevo in mente di fare un profilo più tra virgolette professionale, quindi delle foto esteticamente più belle, più pensate, più lavorate, e non lo so, mi era venuto questo pallino. Ve l'avevo detto anche sul gruppo, e molti mi avevate detto che comunque a voi piace vedere anche altro oltre a quello che riguarda il canale, e lo capisco. Non cancellerei quel profilo, lo terrei come profilo mio per pubblicare qualsiasi cosa, e un profilo invece totalmente dedicato al canale. Altri mi hanno detto che, trattando non solo di libri, fumetti, ma in generale un po' di tutto, ci potrebbe stare come profilo anche quello che ho adesso, perché comunque pubblico effettivamente un po' di tutto. E non vorrei però che si fosse creata fra di voi l'idea del... c'è un'idea un po' sbagliata del mio canale, che sia confusionario, che parlo di tutto e di niente. Io quando ho aperto questo canale avevo una idea ben precisa, ovvero parlare di quello che mi piace e farlo per aiutarmi ad aprirmi, a conoscere nuove persone, ad aiutarmi a parlare, diciamo tra virgolette, in pubblico, ad esercitarmi a parlare perché ho seri problemi ad esprimermi con altre persone, non ho amici, non tanti in realtà, gli unici amici che ho li ho conosciuti tramite YouTube, vedi tipo Erika oppure Vanessa, ultimamente sto parlando abbastanza anche Giulia del canale Fenniride, insomma gli unici amici che ho sono amici che ho conosciuto tramite YouTube, e non per questo sono meno importanti, anzi sono estremamente fondamentali per me, perché sono gli unici amici che ho e a cui tengo tantissimo, perché sono tutte persone straordinarie. Anche Alessia, ultimamente sto parlando tanto anche con Alessia, stiamo parlando di Mistborn, e per me è tipo una cosa fantastica, ma vabbè, sto andando fuori tema. Comunque, il fatto è che questo canale è nato per condividere le mie passioni, parlarvi sì un pochettino di me in maniera non troppo personale, comunque mantenendo un minimo di privacy, per aiutarmi ad aprirmi, a conoscere gente e a condividere in generale quello che mi piace, in modo da poter ispirare, aiutare, consigliare anche altre persone. Quindi per me ha una identità ben precisa il mio canale, non vorrei che questa idea che ho io ben precisa a voi risulti caotica, quindi magari fatemi sapere anche questo, se per voi è un canale che parla di tutto e di niente, è troppo confusionario, non si capisce di che cosa tratta, chiamandosi poi cbistheway non si capisce subito di primo acchito qual è il tema generale del canale, insomma ho paura di non riuscire a spiegarmi ed esprimermi come vorrei, perché appunto faccio fatica a comunicare con gli altri, quindi sto diventando completamente buia. Quindi ci tengo a sapere che cosa ne pensate voi, che cosa arriva a voi che siete al di là dello schermo, che mi guardate, che seguite magari i video, il canale, che mi avete appena scoperta, come avete fatto a scoprirmi, insomma fatemi sapere, perché ci tengo particolarmente a questa cosa, ecco.
Non penso di avere altro da dirvi per oggi, mi scuso di nuovo per questo buio improvviso, prima c'era una bellissima luce, va bene. Spero di non avervi annoiato troppo con questo video aggiornamenti barra progetti barra io che parlo e basta, spero soprattutto che si sia capito quello che volevo dire, mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se riuscite a rispondere ai miei quesiti, alle mie domande, ai miei dubbi, insomma è molto importante la vostra opinione per me. Io vi saluto e ci vediamo a venerdì con un nuovo video, ciao!